Ma fallo finire, se no è un casino. E che cazzo è? È morto invece! Pensavamo nella scorsa puntata. Guardalo. Invece gioca. Aspetta. Siamo di nuovo su Pandemonium e saltato. Zero vite, game over. No, tutto. Non fare baggianate. Fare baggianate. Non sei ancora più il doppio salto. Giovanni. Giovanni Paolo II. Non c'era. Controllavamo. Ma se ti stacco il pad mentre giochi? Eh? Si stacco il pad così. No, perché poi stacchi le cose, fai casini, io mi arrabbio, ti picchio, poi picchio lei. Per picchio Giovanni, stupro tua moglie, è un casino. Prendi delle monete, a 250 forse dalla vita. Ma sicuramente è da fine livello se ce n'è abbastanza. No, prima non lo so. Prima non lo so. Vai tranquilla. Poi sono diventato come lui, che do del lei. neanche del femminile. Do del lei! Perché invece do del lei, perché lei femmina. Da sotto c'è qualcosa. Però tu vai avanti sempre. Fucking cares proprio, vai avanti. Bravo, vai. Sì, così, anche ehi. E adesso vai flawless. Aspetta. No, ragno, più di ragno sto gioco. Questo livello, più che altro. No, in generale, dall'inizio ci sono i cazzi di ragno. No. Ehi, Giovanni. Non è difficile, vai. Vai, Giovanni. Bravo. Perfetto, su Dario. Coglione. Qua salta. C'è hype. Oh, di culissimo proprio, perché non l'hai proprio visto. Oh, porca. Pieno di cazzo di ragni. Pieno di cazzi di... Che cazzi dei ragni. Cazzo, qui salta anche con la ragnatela, sapete? Con la ragnatela. Cioè, vedi che va lento. Ah, vabbè, fregate. Vuoi che andare avanti nel gioco, però. No, era una feature. Vai avanti, non ci hai fatto un cazzo di finire. Ma puoi cadere. Sì, palesemente anche. E finisce. È un nano. Ma è un checkpoint. Ma non hai fatto un cazzo di disco. Hai zero vite. Ti tunza, No, ricordati che hai zero vite. Non fai checkpoint. Devi finirlo. Zitto e tunza. No, non c'è la musica. Ah, dove l'hai sentita? Lo sembra che tu non guarda il. Guarda il. È l'ambientazione. Ha un geyser. Oh. È vario di ambientazione, è vero. Bisogna dargliene atto. È vero, diamogliene atto. E dato atto lei. Aspetta. Comunque, questo è un livello solo con tipo tre ambientazioni diverse. Ma fottite, prendi le monetine. No, prendo il potere. Ma fottite. No, non è vite, non è vite. Ti non fotte il culo, è una fregatura. È come Super Mario. È l'avidità per prendere il fiore. Non hai imparato un cazzo dei nostri gameplay. Minchia, ma cosa serve giocare a platform tutti i giorni per niente? Tutti i giorni, insomma. Tutti i giorni? Tutti i martedì. Tutti i martedì quando registriamo. Noi registriamo il martedì normalmente, quando Ray non rompe il cazzo, adesso che in vacanza non rompe il cazzo, però. Per chi non lo sapeva. Quindi? E lì c'è il potere! Sotto! Cos'è? Qui ghiaccio. Vediamo cosa ghiaccio. Magari serve. Ghiaccio. Sì, frozen. E siamo vecchi. Vabbè. Ah sì. Quindi? Oh. Ah, così li uccidi. Stronzi. Vai stronzi. Su, va. Mi sono uccidi qui. Eh no, non li uccidevano. Sì, sì, potevi. Bang. È sgravo il ghiaccio. Questo... Ma anche fatto questa cosa che ha mille poterini. È figo. Ma alla fine hanno detto, ma sì, prendiamo Super Mario, facciamo qualcosina in più. Ma infatti, se l'avessero chiamato Super Mario sarebbe famosissimo. Se non è Nintendo e sulla PlayStation e non c'è Super Mario, ha dovuto chiamarla in un altro modo. Però il nome fa, diciamoci la verità. Magari questo è un nome poco pubblicizzato e pochi ci hanno giocato. Però magari è un platform più valido di tanti platform di merda famosi. Vabbè, sicuramente. E io la butto lì. Ma come GDR, se tu parli di Final Fantasy. Lo smerdi facile. Ah, facilissimo. Non è vero. Non era sarcastico. No, ovvio che c'è di molto di meglio. Però sono andato Final Fantasy. Final Fantasy. Ma quanto cazzo è lungo sto livello? Te l'ho detto. C'è di nuovo lo fiorino. Salta. Congela. No, adesso. Oi. No, adesso cosa? Adesso, bravo. Vai. Ma ogni tanto quando salta così salta in là. Sì, vai drittissimo. Vai. Veloce. Perché lui in effetti salta in 2D, ma va verso in avanti. Eh sì, infatti fa. Sì, ma va verso di là. Mi congela le bolle pure. Vai, liberati dei nemici. Oh, addirittura gli dai una spallata proprio. È scavo, il ghiaccio alla fine. Dai, finiamo sto gioco. Ma quanti ne aveva? Tanti? Ne aveva abbastanza. Comunque è difficile, cioè. No, perché questa cosa. Ma più che altro perché sono lunghi e hai poche vite. E quello è il difficile di sto gioco. Occhio. Devo trovarci delle argomentazioni da portare al tavolo se registriamo sto gioco, eh. Quindi preparatevi qualcosa a caso. Sono ammuzzo! E moriremo spesso. E beh, quando moriamo, quello è il bello, non serve parlare di altro, perché moriamo in continuazione. Adesso lei sta andando flow, certo che moriamo in continuazione. Eh no, infatti stando anche no, ho detto in generale. Ehi! E delibera! L'esperienza di 30%! Sempre peggio, Sempre peggio, ricordi. Neacebba! Ecco che sono a livello 4, Repice, Neacebba! Non sono riuscito a parlare. Che cazzo ci metti un secondo, comunque vai. Neacebba. Non sono riuscito a parlare. Neacebba. Questa potrebbe essere una parola nuova di Eva. Level 5, fungus scroto, Eva. Fungus scroto? Perché adesso siamo nello scroto del fungo.
Aiuto. Hai il potere, ad Albis, occhio, ecco. Ecco. Il premio, è arrivato il premio. Serve refrigerio. Serve refrigerio e qua mi mangiano tutti i balli di gelato, questo mi fa incazzare. Ma io lo mangio stasera, ad Albis. No. Già, lo mangiamo due noi. No, perché è cambiato? È buono il frappè al fruttolo comunque. Ah, visto? Ma perché stai andando proprio a caso? Ah, ho perso il potere. Non abbiamo vite, tra l'altro. Ah, no, non conviene. Ma no, ma no. Vediamo il livello intanto. No, non conviene. Muori, qua muori direttamente. Ma non conviene. Ma non conviene. Non è che ogni volta che perdi un cuore devi ricominciare il gioco. Non è cuore. Vabbè, dammi, vite. Dammene un morso. Tanto anche quando carichi ce l'hai zero, non è che... No, è pazzo. È pazzo, ma che te lo dici. Non carichi un cazzo. Coglione. Del cazzo. Muoi bounty gelato. Muoi bounty gelato. Peccato che me li mangiano tutti. Io compro la scatola da 4. Poi mi sono Wedding Bros. Sì, ma sai cosa? Compro due scatole. Sono tipo 4 euro, ragazzo, di scatole di bounty. Porca troia, portassero qualcosa. Oh, non hanno ancora portato un cazzo. C'è ancora il ghiaccio. Però come faccio? Non voglio prendere questo che fa schifo. Lui ti salva. Oh, ma sapete che mi stai sputando addosso. Fai schifo la cazzo. Senti. Se ti salva nelle password del power up. Vero, perché non salva le vite? No, ma vuol dire anche che le password è fottibile. Ci sono delle mi password. Mi stai sputando? È incredibile. Ogni parola c'è un pezzo di cocco che mi viene. Ma mi dai il bounce gelato, mi fai. Vabbè, ma puoi parlare senza. Vuol dire che ci sono delle password che ti fanno partire con 1000 vite. Dai, no, smetti di. Ma perché? Di fregare, sei proprio uguale. Sto fregando, sto solo dicendo. Sì, perché cambia la password in base a quello tu prendi, che hai. Prendi una password. Eh no, perché le vite sono indipendenti. Eh beh, ma non si sa. No, no, adesso no. Vediamo su gameplay. No, perché c'è le vite. La password che fotte tutto. Ma sicuramente, ci sono i cheat anche se vuoi. Ma bello. È perché sono coglione. Sei una rana. Oddio, perché sono diventato rana? Perché? Mi sono spaventato. Eh no, sono ancora vivo. Era solo una fregatura. No, sei morto, è un checkpoint. Sei tu la fregatura. Però vado a checkpoint, sono a posto. Sono a posto, come un King Kong. Ad Albi sei più. Io faccio finire i livelli a Rock. A Rock dei Super. Ma due vite è poco per sto gioco. Comunque i nemici ti becchiano. Se vai giusto, sì. Tipo il potenziamento della lana di Super Mario che avevo usato. No, esci. Dai, prova. È impossibile. Ma proviamo a giocare. Giochiamo. Darby, si gioca come giochi. Ma non ha senso. Le risorse non sono sufficienti. No, perché posso farcela. Non puoi farcela, non dai. Non puoi farcela, dai. Devi fare tutto il cazzo. Ma quello cazzo fa? Vuol dire che... Quello è un pene. È vero. Dai, per favore. Non mi dai, non poi lo crede. Che poi non l'ha vista. C'è una vita. C'è un cuore. Tieni la vita per cuore. Guarda che nei livelli coi funghi il pene è inevitabile. Perché il pene è un fungo. Perché c'è la cappella. Sì, puoi dire, vedi. Diciamo tipo tutto, la cappella. Beh, se non mi mettete le mani davanti, però, si può dire faccia di merda. Si può dire. Il cazzo, glande. Il cazzo, glande, figa tutto! C'è la cappella. Il glande sorretto dall'asta del pene. Ecco, quindi sei. Ma ti ho raccontato l'avventura dell'asta del mio pene? In piscina. No, aspetta, sembra brutto che te lo dico. Olè. Tu sei. Ma cosa fai? Senti sereni. No. Ti cominci a raccontare che hai messo il doppio pantaloncino? No, 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 quello l'ho già raccontato. Quando ero sdraiato. Dio. Quando ero sdraiato tranquillamente. Nel lettino a prendere il sole, insomma. Ma se faccio un prendere il sole adesso anche. Vabbè, ero lì. Prima il sole, manco sapeva cos'era. Fai niente, cominci a zero. Sì, ma nel senso, perdiamo la password. Ma ciao, signore. E guardiamo su GameFAQs. Comunque. Che base GameFAQs? Vivi come se fossi 20 anni fa che giocavi sereno? Dovevi masturbarmi allora adesso perché non facevo altro. Adesso cosa fai? Ah, è vero. Comunque, ero sdraiato tranquillamente, no? Ah, non trovo parte. E a un certo punto avvistavo questo oggetto volante. Che è tipo una specie di. Un UFO? No, un'ape gigantesca. Un coglione. Perché mi ha. Un'ape gigante, tipo. Ma proprio grande, con un'apertura alare così. No, tanto così di pungiglione. Come aveva. Al solito che lui si caga addosso di qualsiasi cosa. Abbia un'ala. E buzz! Sembra che stai raccontando una favola. Adesso, per i bambini a casa, questo è il momento bambini. Oh, esatto. Sì, però con l'asta del pene. Aspetta. Però intanto c'era la zanzara. E allora arriva quest'ala. Arriva quest'ape che. Girava e volteggiava intorno a me. Io ho detto, ma sì, faccio il figo per una volta. Non mi spavento dell'insetto. L'insetto, vedendo che non ero intimorito, cosa ha fatto? Vola sull'asta del mio pene col suo pungiglione enorme. Più grosso. L'asta del tuo pene? Perché tu avevi il pene così? No, dritto. Era una piscina. No, era il sì. Pene era sdraiato. No. Sì. Io ero sdraiato e anche. Io ero sdraiato e anche esso era sdraiato, ovviamente, no? Il pene, intendo. Ah, sull'asta del tuo pene coricato. Coricato, ovviamente, sì. Bambini, ascolto, l'asta del pene è quello stesso. Era coricata l'asta. Era la base che ti sostiene il vostro piccolo grande. Perché siete bambini, non piccolo, ma che senza offesa. No, no, sono quelli che hanno un cazzo piccolo si offendono. No, dai, volete insultare quelli con cazzo piccolo? L'importante è come si usa. È bravo, è bravo come si usa, ok. Allora,
E cosa succede? Succede che quest'ape si siede... No, sei prolisso però. Senti, dai, no, hai cagato il cazzo. E beh, dai, perché sta succede paura. Che quest'ape... Okay, le cappelle. Si siede... si siede sul mio pene, ok? E stai prendendo sul... tutti? Tu... no, ma... vai sotto, coglione di merda! Ma ti ho chiesto qualcosa, cazzo! Ma sotto... Tu, sei un coglione. No, no, è che giochi. Cazzi tu, hai fatto una cazzata micidiale. Mi stai attaccando il sudore anche in vabbè, questo. Vabbè, si siede sulla... Si siede proprio dove stava il pene, no? E io, intimorito da questo insetto gigantesco, mi rivolgo disperato alla ragazza di bianco e faccio: ascolta, gentil tu punzella. Dio, punta d'Albis. Ho un'ape sull'assa del pene. Oh, dai, ce l'ho tre. Continua a scrivere. Sei un coglione. Ho un'ape sull'assa del pene. No, no, no. Ho un'ape sull'assa del pene. Come cazzo faccio? Sì, era così, era la prima che c'era di fianco. E no, quella che è venuta con me. Ah, ok. E io boh, sto immobile perché se mi muovevo e mi pungeva lì, le ho detto: guarda che se mi punge e mi avvelena tu me lo devi succhiare, le ho detto. Devi Madonna. Succhiare via il veleno, perché... Tu sai che sai come convincere le donne a farti succhiare il cazzo? Lo so, però non mi appunto purtroppo. Madonna, un pro. Perché se mi punge uno di quei cosi sul coso è finito. Sul coso, sul coso. No. Vabbè, ma stare tipo 5 minuti e non se ne va. E poi si infila fra l'elastico del costume e la trippa. E lì... mai più... Guarda, ti mordono se li schiudi, Ma infatti io tenevo tipo la pancia in dentro, oddio, e sudavo freddo. Meno male, se dimagrito questo te va appunto. Pensa. Perché la tua pancia... Prendilo! E la tipa si è messa lì con l'asciugamano... Aiuto! Con l'asciugamano pronto per colpirla se volava via. Te lo colpiva sul pene. Poi si è spostata un attimo in una zona che anche se mi pungeva, pazienza, gli ha dato una botta. Madonna, e poi ci siamo... generoso. Ci siamo tipo buttati in acqua, terrorizzati, e scappando dall'insetto gigante. Addirittura. Puttana! È perché non lo sai, adesso sappiamo, arrivano sti funghi. Ma no, stai tranquillo un attimo a fare così. Everywhere. Ho cambiato la bassa. Perché io schiaccio X. Ogni volta leggo X, schiaccio X dell'Xbox. Ah, X. Ma l'X è di hai qua. I capelli bianchi ad Alvis in un modo assurdo. Lo so, più di lui, ma più lui, ma l'hai visto lui. Sì, sì, anche tu avevi i capelli. Ray ne ha tutti bianchi, io qualche chiacchio. Tutti bianchi, no. Se metto il gel non si vede. Vabbè, allora. Smirtizza. Se fai la tinta non si vede ancora di più. Pensa, ma 5 anni si fa la tinta, lei. È vero. Sai cos'è? Che se riusciamo a mantenere il ghiaccio, è sgravo. Tutto il nostro livello. È sopra di instant. Infatti, hai preso un altro power up. Non l'ho fatto apposta. Quello di avvicinamento, che no, è inutile, perché... Ma forse li puoi pestare. Vedi, non È tipo Duke Nukem. Ma è poi copiato. È palesemente. Beh, il concetto magari sì. Di picciolare un nemico e schiacciarlo, minchia. È il genio che ha inventato. In un videogioco, sì. Ogni cosa è un genio che l'ha inventata. Adesso fai il figo, va. Vero, diglielo. Diglielo. Ma che bello oggi. Wow! No, niente. Cos'è? No, niente, non voglio fare i nomi di aziende. E c'è una privacy aziendale. Esatto. Ma se io sto sopra. Se io sto sopra, ti prendono i funghis. Madonna. Blam. Ma sì, ma finiamole, easy, sto livello lo finiamo, hai 2 minuti e 28 secondi per finire il livello. E poi ragazzi, commentate, vi piace sto gioco, probabilmente ci avete già commentato negli altri due video, ma non lo sappiamo perché noi ci stiamo 3 puntate alla volta. Per chi non avesse ancora capito. No, magari e non vogliamo offendere nessuno per chi non avesse capito neanche quello. È vero, perché tutti capite. E facciamo quel cazzo che vogliamo. Facciamo quel cazzo che vogliamo. Quella è un'altra cosa. E commentate quello che volete anche se non ci piacciono i commenti. Vabbè, questo qualcuno aveva scritto in un commento. Almeno un commento su Pandemonium c'era. È vero. Almeno uno c'era. È vero, c'era quello che su Pandemonium ha scritto. Abbiamo il cuore. Bello il gioco, però sai. Qualcosa che non mi ispira. Invece c'era quello che ha scritto: una figata grandissima, continuate così. Oh, bravo. Vediamo se ho indovinato. Io non lo so ancora. No, io dico che prima qualcuno aveva detto di giocare a Pandemonium. Ma addirittura era Ray che ha messo un altro account. Sicuramente. Quindi tizio di Pandemonium, se ci sei, se è vero, i fan di Pandemonium qua devono esaltare. Volevo dire risaltare e esaltarsi insieme. Quindi risaltate mentre ci siete. Mi sono buttato a caso. Giovanni, veramente. Giovanni, Paolo, secondo, terzo anche. Ci sarà uno che si chiama Terzo. Una chiave. Chiunque si chiami Terzo. Scrivi. Vai dritto per dritto, vai. Dritto per dritto. Proprio dritto per dritto. Abbiamo. Come? Abbiamo il tempo che. Un minuto e venti. Beh, no, continuiamo il video perché non vince il livello. Oppure muore. Beh, certo, di sicuro. No, che... Wow. Ma. Vai. Ah, sono trovato normale. Ma è incredibile. C'è la freccia. Ma sta freccia è un po' dappertutto usata per dire che finisce il livello o... No, qua mi sa che è solo... Salta! No, figo qua. Da cosa gli piace a loro, eh? Salta! Qua è la versione a parte Sonic, eh? Questa salta! E Sonic, guarda... Come fa a schivare i bersagli? Non lo so, non ho ancora visto. Come fa? È alla punta. Ma scusa, ma perché avevo solo un cuore? Ne avevi già perso. L'avevi perso in qualche modo. Forse avevi preso un altro. Perché bisogna avevi preso un'altra botta. E la figata sopra però. Wow! La figata perché devi abbassarti. Ecco cosa serve il bassume. Il bassume. Vedi? Ma vai piano. Ma va. Vai qua. Puoi andare piano. È finito. Ci pensa Loki. È super facile. No, ti prego, non voglio rifarlo.
Tanto lo facciamo. Fa una settimana, che se ne frega allora. Allora, a noi. Beso! Figata. Salta, figata. Giù! Vabbè, perché saltare le effetti? Qua minchia. Giù! No, non l'ho preso. Non l'hai preso. Vai piano adesso. Due l'hai presi, due sei buttato. E G pandemonio. Comunque bello. Siamo arrivati al quinto livello. Mi sono divertito. No, è un bel gioco, eh. Divertente. Fai password un attimo. Se a voi non vi piace, c'è fai la foto. Ne acebba. Prendi un telefono. Stiamo registrando un video, lei. È vero. Oh, belli, registriamo un'immagine, è importante. Guarda che lo perdiamo, perché nessuno potrà vederlo più questo codice. Questo codice non lo vedrà mai più nessuno. Perché lui, io non ci gioco lui. Perché comunque, da piccolo avevo il quaderno delle password. Il quaderno delle password, cioè GameFAQs. Vabbè, comunque, commentate, condividete, iscrivetevi a Facebook, a Twitter, comprate la maglietta. Noi siamo i Super Fatti Imbrosi, sono ad Alvis. Non vi preoccupate, torniamo fra un secondo. Fra un secondo.